colui o colei che si è classificato primo nella graduatoria di merito complessiva che si realizza alla fine di ogni anno di frequenza nella scuola. Esattamente 2 settimane fa ho avuto questa stupenda opportunità di recarmi a Grosseto, al Quarto Stormo, per fare un volo premio sull'Eurofighter. Eurofighter è uno dei migliori mezzi di notazione dell'aeronautica militare e devo dire mio sogno fin da piccola poter salire su questo tipo di velivolo. La scelta di fare degli studi classici e nello stesso tempo di scegliere una scuola militare, come lo hai deciso? Beh, gli studi classici per la mia passione per le lingue antiche, quindi il greco e il latino. E la scuola militare, specialmente la scuola 2, concilia la mia passione per il volo e l'educazione militare. Il volo è sempre stata una mia passione. Comandante, siamo nel cuore della scuola militare 2. Ci può fare una fotografia dei ragazzi che qui studiano, che qui si formano e anche quante domande, richieste ricevete da giovanissimi che vogliono entrare? Noi riceviamo ogni anno tra le 700 e le 900 domande. I ragazzi che chiedono di entrare sono veramente tanti. Quest'anno, per la situazione pandemica, potremmo e abbiamo fatto un concorso per ospitare 38 allievi. In condizioni normali sarebbero stati 45, ma come tutti abbiamo dovuto ridurre per garantire nel quadro normativo il rispetto delle distanze. I ragazzi che studiano oggi sono 117, abbiamo 51 allieve e i ragazzi sono seguiti H24 da personale che è preparato per accompagnarli in percorso di crescita. L'obiettivo della scuola è quello di creare cittadini consapevoli che poi con le loro idee, con i loro progetti possano contribuire allo sviluppo e alla crescita del nostro paese, indipendentemente da quello che è il loro percorso al termine della scuola. Cerchiamo di aiutarli nella crescita con tutta una serie di corsi e di attività. Fra i corsi, alcuni li ha citati proprio lei, ci sono quelli di avvicinamento al volo. I ragazzi fanno un corso sull'Aliante al primo anno, al secondo anno, in condizioni normali, avrebbero o sarebbero arrivati vicinissimi al conseguimento del volo da diporto sportivo, quindi un brevetto di volo prima ancora di avere la patente. E poi all'ultimo anno i più meritevoli hanno l'opportunità di sperimentare un volo operativo sull'Eurofighter o il volo acrobatico presso la nostra pattuglia acrobatica. Oltre a questo, hanno la possibilità di fare un corso di fotografia al primo anno, al secondo anno hanno la possibilità di fare un corso di tecniche di memorizzazione, lettura veloce, tecniche di apprendimento. E al terzo anno facciamo fare loro un corso di consapevolezza emotiva e public speaking. È con queste capacità e con queste conoscenze che noi vogliamo che poi affrontino il mondo lavorativo o il mondo di studio che li aspetta successivamente alla Scuola Militare Aeronautica Giulio 2. Generale, come comandante dell'Istituto di Scienze Aeronautiche dove ci troviamo oggi, ci ha parlato dell'enorme sforzo che è stato fatto per garantire la formazione in questo momento di pandemia caratterizzato da profonde restrizioni. Quanto è stato impegnativo mantenere la formazione e anche quelle attività come la leadership o i corsi per i comandanti di stormo che comunque richiedevano l'importanza di attività in presenza? Innanzitutto mi preme dire che è stato uno sforzo corale della Forza Armata e del comando delle scuole dell'Aeronautica Militare che non ha voluto interrompere la formazione e l'addestramento in senso lato e diffuso. Per quanto riguarda l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, noi abbiamo continuato credendo assolutamente nel paradigma della formazione. Abbiamo continuato a formare il nostro personale.
la cancellazione in presenza di alcuni corsi ci ha dato la possibilità di avere un volano logistico che ci ha consentito di supportare l'apertura e supportare la scuola militare 2 nelle attività in presenza per tutto l'anno scolastico 2020-2021. Questo è stato lo sforzo principale logistico dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche. Devo dire che siamo stati ripagati dai successi di questi ragazzi e devo dire che è uno sforzo che abbiamo fatto veramente con il cuore e con gran piacere. Abbiamo appena svolto i 100 metri di velocità e adesso inizieremo con una prima prova di salto in alto. In questo momento, pur avendo le limitazioni anti-Covid, seguendo tutti i protocolli, noi facciamo comunque 2 ore di atletica e 2 ore di scienze motorie. Quando abbiamo la situazione, diciamo, normale, addirittura si aggiungono 6 ore e 2 ore di nuoto e poi 2 ore per un primo corso come questo che abbiamo oggi, è obbligatorio il sabato, quindi sono ben 8 ore. A tutto questo aggiungiamo le squadre di basket, le squadre di volley, la squadra di nuoto, cioè tutti i migliori vengono selezionati per ulteriori allenamenti.